Allora, ciao a tutti, dateci un paio di secondi che allineiamo tutti i vari satelliti di sorta. Tutti i pianeti. Allora, vado a prendere su. Allora, questo qua. Comunque. Ma va, dai, vuole birra, vieni qua. Vabbè. Chi hai lì, Mario? Francesco. Ah. È diventato tedesco che beve la birra alle 6 di sera, che è successo? No, vabbè, la birretta durante il jug ce la facciamo di solito. Ah. È colpa del jug, Simo. La colpa è quella del jug, non è che... Ciao Franz, guarda che sei live su YouTube, qualsiasi cosa che dici può essere usata anche contro di te. Allora, ti conosci bene. Eccomi qua. Allora, poi allora, Twitter l'ho messo. Adesso vado. Ma mi devi dare il link, amico. Te l'ho scritto su chat. La chat di StreamYard. Adesso in che chat? Quale di gli anni provisioning chat? Hangouts. Hangouts non lo aprivo da 8000 secoli. Ciao. Okay. Adesso mandiamo il link anche per gli amici in mailing list. Eccoci qua. Allora, Twitter. Gitter. Nel frattempo salutiamo tutti gli amici che si stanno collegando, dateci un paio di minuti che scaldiamo i motori e condividiamo il link per la connessione con tutti. Mi manca Gitter. Eccoci qua. Ok, fatto. Se avete in inglese il beneficio di marca. Tutti italiani sta ci sta con un giapponese. Ho capito chi è. Ok, main list. Sì. Qua mi devo ricollegare con Giuctorino. Eccoci qua. Bon, allora va bene. Nel frattempo che arriveranno tutti, poi ovviamente. Ribadiamo un po' prima di iniziare, benvenuti a tutti in questo nuovo appuntamento del 2021, nuovo appuntamento Giugmito, collaborazione tra Giug Milano e Giug Milano. Prima di iniziare ho un ritorno incredibile. Qualcuno di voi ha aperto il... Ho aperto YouTube ma l'ho subito chiuso l'audio. Ok, grazie. No, era giusto per essere sicuri. E benvenuti, vabbè, buon anno. Speriamo tutti che sia un anno migliore in tutti i modi e le possibilità. Sì, io comincerei a dire buon anno verso giugno. Così. Esatto. Così. Diciamo, speriamo di avere una fantastica rifioritura in generale. E, che dire, adesso facciamo un po' di lobby nel frattempo che aspettiamo che tutti si colleghino. E Frank, lascio direttamente la parola a te se vuoi, diciamo, un po' aiutarci a presentare il nostro ospite stasera. Ok, ciao a tutti, anche gli auguri da parte mia e del Giug Torino.
Abbiamo questa sera Francesco, che non so ciao bene da che parte d'Italia ci sia collegato. Sono da Treviso. Da Treviso, dalla marca trevigiana. Bene. Francesco ha preso questa folle decisione di scrivere un libro. Ed è due, in realtà, secondo libro. Il suo analista sarà molto felice di questa scelta. Raccontaci, quindi questa sera ci presenti sostanzialmente il primo capitolo di questo libro, insomma fai un piccolo excursus dei contenuti del primo capitolo. Ultimamente di scrivere un libro? Allora, in realtà non proprio, non è un primo capitolo, ma è proprio uno dei capitoli, si chiamerà come questo talk, okay. È proprio sulle scelte tecnologiche, diciamo sugli stack tecnologici, una serie di tricks. Il libro è un po' più in generale su come prendere decisioni all'interno dello sviluppo software. Esempio, alcune tecniche di decision making calibrate per i team di sviluppo. Ma questo è un po' il concetto. Ok, e quindi va bene, poi vedremo nello specifico come. E quindi il tuo background è un background tecnico, abbiamo scoperto che avevi già fatto anni fa già partecipato a un Giug Milano di 6 anni fa, nel 2015, dove ti occupavi principalmente, sembra, di back-end o insomma sviluppo. Allora, Java. Sì, nel senso il mio background è javista, nel senso, diciamo, dopo l'università, diciamo, il mio primo lavoro vero è stato nel mondo Java Enterprise, e lì ho lavorato con quelle tecnologie per 5-6 anni, nel senso, e mi ero specializzato abbastanza bene in tutto il mondo JSF, tutta la parte, diciamo, di componentistica di quel mondo lì, tant'è che il mio talk al Giug di Milano di 6 anni fa era proprio su questo, era su prime phases e su come utilizzarle in maniera un po' particolare. E proprio in quel periodo poi ho anche cominciato la mia transizione, nel senso sono passato al mondo front-end, perché nell'azienda in cui lavoravo serviva quello, e poi ho anche cambiato lavoro, sono andato a lavorare in un'azienda specializzata proprio in sviluppo front-end, quindi sono passato un po' al lato oscuro del non tipato, e lavorando come principalmente in JavaScript, e oggi in realtà sono abbastanza full stack, nel senso mi muovo metà del tempo in Java Kotlin, sento in JVM, e il resto nel mondo front-end. Questo è un pochettino il mio background. Ok, e l'idea del libro ti è venuta nel lockdown o ci avevi già pensato prima? Allora, no, allora in realtà è che ho vissuto molto male io il... Non tanto il passaggio al front-end, al JavaScript, nel senso in realtà è un ambiente che in realtà mi piace molto in realtà lavorare sul front-end, ma gli ultimi anni sono stati, soprattutto per me che venivo da un altro ecosistema, abbastanza distruttivi, perché era quel momento storico, che oggi non c'è più, di cambiamento di framework settimanali, cioè nel senso è stato un momento davvero proprio tosto anche proprio stare dietro a quelle robe lì. E quindi con un po' di colleghi abbiamo cominciato a ragionare sul fatto che la community JavaScript mancasse a volte di fundamentals, nel senso mancasse di concetti proprio alla base di che cosa c'era dietro quei framework. E quindi questo mi ha dato l'idea di scrivere il mio primo libro, che si chiama proprio Frameworkless Frontend Development, che è stato prima un workshop fatto in 2 o 3 edizioni, e poi e da lì ho tirato fuori il libro, e per aiutare proprio gli sviluppatori JavaScript a ragionare cosa c'è sotto il cofano, cioè nel senso che non ti serve sempre chissà quanti mega di librerie per risolvere alcuni problemi specifici. E questo mi ha portato poi al secondo libro, perché poi la gente giustamente cominciava a chiedersi, sì, adesso io che lo so fare, quindi so anche scrivere senza framework, ma quando è che lo dovrei fare? E da lì quindi ho cominciato ad allargare un po' lo spretto su come si va poi a prendere queste decisioni. In questi ultimi 2-3 anni ho studiato un po' questo argomento e ho deciso di distillarlo in un workshop e in un libro. Quindi è venuto prima del lockdown, ho cominciato a scriverlo durante il lockdown, ma ho testimoni molti miei amici che l'idea era anche precedente. E forse di questo workshop ho visto qualcosa, hai fatto con Brando, con Zebrando? Sì, aveva scoperta, che poi è diventato anche il mio editore di questo secondo libro, okay. Nel senso abbiamo deciso insieme di provare con Aveva Scoperta anche a fare Aveva Scoperta Books. Quindi mi stanno aiutando anche in questo percorso come editori. Ok, figo. Ma lui l'ha finito il libro, però?
Allora, bella domanda, nel senso, non l'ha finito, è molto avanti. Non so se blame to Alberto. Non so se lo finirà. Pubblico, un blame pubblico Alberto. Va bene, e quindi progetti per il futuro, un terzo libro? Chissà, nel senso, magari tornerò a lavorare a full time nel mondo Java, scriverò un libro su Java, chissà. Non si può mai sapere. Va bene. Ok, cosa dici? Quanti abbiamo online, Matteo? Ne abbiamo una cinquantina in increasing. Io direi che sono 7:10, secondo me siamo perfetti come orari e direi che possiamo iniziare. Prima di lasciare proprio il palco virtuale completamente al nostro speaker di stasera, che ringraziamo nuovamente per essersi candidato a questa presentazione, ne approfitto per ricordare un paio di questioni logistiche. La prima è iscrivetevi ai canali YouTube di Giug Milano, Giug Torino e schiacciate la campanella, è il modo più veloce. So che suona molto youtuber ripeterlo, un po' mi fa anche piacere perché mi pompo un po', sembro uno youtuber vero anch'io, ma in realtà è molto utile innanzitutto per far conoscere il canale magari degli amici o comunque persone interessate più o meno su questi argomenti, ma soprattutto per voi è la cosa più facile per rimanere aggiornati quando faremo delle nuove live, è la cosa più immediata possibile. Potete usare la chat laterale qua di fianco per fare le domande allo speaker, noi nel frattempo dietro le quinte le raccogliamo un po', le sistemiamo un po' per dopo. Rimanete con noi per tutta la durata del talk, perché a un certo punto poi metteremo anche un link per un Google Form, potete inserire la vostra email se volete partecipare all'estrazione di una licenza JetBrains per uno dei loro prodotti IntelliJ ID o il prodotto JetBrains che volete, gentilmente offerta da JetBrains per gli user group. Quindi ci sarà un form, il link verrà dal nome dell'account di Giug Torino, lo troverete nella chat come Giug Torino, quindi quel form lì, non fatevi confondere se magari qualcuno dice scrivi qua l'email per avere dei bitcoin, e non sarà quello. E ci ho detto, penso di aver detto tutto. Francesco, il palco è a tua disposizione, noi siamo qua dietro le quinte per qualsiasi necessità. Perfetto, grazie mille. In realtà grazie a voi per avermi ospitato in questo, anche con questo talk un po' particolare in realtà, nel senso non ci sarà codice e quindi anche per me sarà un po' anche un po' strano, perché è un talk in realtà molto meno tecnico di quello che può sembrare. Allora, il titolo del talk è come scegliere il tuo prossimo stack tecnologico. Ed è praticamente un riassunto di una serie di esperienze che ho fatto in questi anni, anche nell'aiutare poi aziende e team, sia team con i quali ho lavorato internamente nell'azienda in cui lavoro o come consulenza, proprio per aiutare a capire qual era lo stack tecnologico giusto. Mi presento brevemente, sono Francesco Strazzulo, mi hanno già introdotto molto bene, ma il mio nome in codice è Straz, vi consiglio di seguirmi su Twitter se volete comunicare con me, che è l'unico social che utilizzo in maniera sensata e non solo per parlare di politica e quindi rattristirmi. Quindi, Twitter lo utilizzo effettivamente per parlare di coding e di altre cose, quindi se qualcuno vuole parlarmi di questo argomento o di altro mi trova lì. E i miei messaggi diretti sono anche aperti, tra l'altro. Lavoro per Flowing e siamo un'azienda, sono anche socio in realtà di Flowing, siamo un'azienda di sviluppo software remota, abbiamo persone un po' che hanno vissuto, vivono in tutte le parti d'Italia, qualcuno anche all'estero, non in questo periodo per vari motivi, però diciamo che abbiamo uffici un po' tutta Italia e stiamo assumendo front-end, back-end, cloud engineer, quindi se siete interessati, volete cambiare lavoro, potete contattarmi. Ultima slide di presentazione, come vi dicevo, ho scritto due libri, di cui uno è sull'Impab, il libro Decision Making for Software Developer Team, è il libro che sto scrivendo e da cui ho tratto in parte questo talk, che sarà probabilmente il quarto o il quinto capitolo del libro. E, di buona norma, quando si presenta un libro nuovo a un user group, dare un codice sconto. La verità è che essendo il libro sull'Impab potete applicarvi lo sconto che volete, nel senso c'è il prezzo consigliato, ma potete
abbassarlo di molto, quindi in realtà fate finta che c'è lo sconto applicato e applicatevelo da soli. Non avrei potuto gestire bene i coupon con il prezzo variabile dell'impub. Allora, per fare un attimo di icebreaking in questo talk e cominciare un po' a parlare dell'argomento, vorrei cominciare su alcuni antipattern decisionali che riguardano proprio le scelte tecnologiche che ho osservato in questi anni e che non mi vergogno di dire ho peccato io stesso, nel senso non ve lo sto dicendo dall'alto di chissà quale podio, ma sono tutti pattern che ho riscontrato sulla mia persona, ma soprattutto sono riuscito poi a distillarli proprio guardando quello che succede nei team quando si devono prendere decisioni tecnologiche. Quindi questo è il primo top takeaway che vi lascio, nel senso, intanto capire alcuni atteggiamenti, diciamo, sbagliati. Allora, il primo, ed è anche abbastanza facile da riconoscere, è l'hype-driven development, cioè mi faccio guidare da tutto quello che è o bleeding edge o che sta vivendo in qualche modo una bolla o una botta di popolarità. Come vi dicevo, mi occupo principalmente di front-end, quindi gli esempi delle mie vignette bellissime saranno tutte legate al mondo front-end, ma penso che sia facile in realtà portarlo in qualsiasi ecosistema. Il problema legato di solito all'hype qual è? Il problema legato all'hype è che se scegliamo una tecnologia che è bleeding edge, probabilmente poi andremo a incappare una serie di problemi che nessun altro ha risolto, perché c'è poca community. Se invece andiamo a utilizzare magari una tecnica già esistente da anni, che sta vivendo la sua bolla, il problema è che spesso nella community si fa fatica a trovare poi i lati negativi di quella tecnica o tecnologia. Immaginate ad esempio la bolla che hanno avuto qualche anno fa, ormai parecchi anni fa, i microservizi. C'è stato un periodo in cui sembrava che i microservizi fossero la soluzione a qualsiasi male. In realtà non può essere, perché sappiamo che non esiste nessun silver bullet, quindi non c'è nessuna soluzione che va bene per tutto. Però ci fu questa bolla e molti si sono buttati facendosi anche male. Un altro antipattern, che fondamentalmente è l'opposto del hype-driven development, io lo chiamo the usual path, la solita strada, e cioè quello che leggete qui nella vignetta, nel senso che ci sono dei team che hanno l'atteggiamento esattamente opposto, e cioè vanno a utilizzare sempre lo stesso stack tecnologico, la stessa tecnologia per qualsiasi tipo di problema. Se da un lato abbiamo detto che l'hype è sbagliato, non esiste un silver bullet, qualcosa che può risolvere tutti i problemi, è anche vero che se usi sempre la stessa tecnica, la stessa tecnologia, le stesse metodologie, ricadi sicuramente nell'antipattern chiamato golden hammer. Tutto ti sembrerà un chiodo. Oppure l'esperto, questa anche capita molto spesso, nel senso dei team che non sanno bene che cosa utilizzare, quali tecniche utilizzare, e si vanno ad affidare ciecamente ad un esperto. Attenzione! Questo non è una critica a tutto il mondo della consulenza, essendo poi io stesso spesso un consulente, quindi non sto tirando fango contro la categoria. Sto in realtà qui, l'antipattern è relativo a che cosa? Al fatto che tutti i consigli che può dare un esperto non possono essere così puntuali, perché gli esperti potrebbero non conoscere il contesto in cui opera l'azienda e il vostro team, e non può fisicamente in poco tempo conoscerli. Me stesso mi è capitato spesso di consigliare delle tecnologie che erano sbagliate in realtà, perché non conoscevo alcuni aspetti dell'azienda con la quale stavo collaborando. E quindi è più il prendete i consigli degli esperti come consigli e non come diktat. L'ultimo è la rage-driven decision, cioè il fatto che per qualche motivo storico qualche team si scotta con qualche tecnologia. Mi capita adesso molto nel front-end che alcune tecnologie le persone non le vogliono più sentire neanche nominare, soprattutto quanto è la tecnologia con cui stanno sviluppando il loro prodotto core. Perché? Perché sono convinti che il male della loro applicazione sia lo stack tecnologico scelto. Spesso in realtà lo stack è abbastanza innocente, o la metodologia è abbastanza innocente, è sempre un problema legato alle persone e come questa venga implementata. Però diciamo che può esserci un
un problema di bias legato alla rabbia che non fa vedere in realtà che il problema in realtà è un altro. Questi sono quattro anti-pattern, secondo me sono i più interessanti un po' da osservare quando un team deve prendere decisioni su un progetto greenfield o brownfield, anche legacy, non è detto che sia nuovo, e si possono riscontrare abbastanza facilmente. Allora, cominciamo a parlare invece di che cosa dobbiamo fare per prendere una decisione riguardo uno stack tecnologico. Allora, di solito di cosa si ha bisogno per prendere una decisione? Allora, diciamo che è un argomento abbastanza complesso, però potremmo provare a semplificare in questa maniera. Una decisione è quel giusto mix di tre elementi principali. Un processo decisionale, immaginate ad esempio le elezioni per decidere il prossimo Parlamento. Ok, c'è un processo per decidere, una serie di cose da mettere in campo. Poi ci sono la knowledge, cioè questo è il lato umano della decisione, la nostra, come dire, la nostra skill nel prendere decisioni, quello che noi pensiamo e quello che noi facciamo tutti i giorni. E poi c'è un insieme di dati da analizzare. Se ci pensate, qualsiasi decisione, dalla democrazia, da scegliere il prossimo Parlamento, a che cosa mangio stasera, è sempre un mix a grandi linee di questi tre elementi. E quindi la domanda diventa, non concentriamoci sulla knowledge, perché la knowledge sono le nostre hard skill, le nostre competenze, ok? Non concentriamoci neanche troppo sui processi, perché se ci concentriamo sui processi andiamo a finire molto su decisionalità, organizzazione aziendale, che potrebbe non competere troppo al nostro team. Quindi concentriamoci sui dati. Quali sono i dati di cui abbiamo bisogno per scegliere lo stack giusto? La domanda in realtà è, adesso qui faccio un esercizio di problem restatement, cioè provo a rigirare il problema, cioè ok, ma quando è che potremmo definire uno stack tecnologico giusto? E con stack tecnologico lo intendo molto allargato, dai linguaggi ai framework, al vendor cloud, tipologia di database, a tutto quello che è l'architettura. Come si fa a definire che uno stack è giusto? Riformulo ancora la domanda, ancora, in maniera ancora più ampia. Qual è il goal, l'obiettivo dell'architettura software in generale? Quando faccio questa domanda, in realtà non c'è una risposta univoca, ma spesso ottengo risposte di questo tipo. Performance, scalabilità, mantenibilità, evolvibilità, dipende molto dal contesto aziendale. Ma tutte queste cose in realtà hanno qualcosa in comune. Sono tutti, diciamo, chiamati, vanno sotto la categoria dei non functional requirement, dei requisiti non funzionali. Un requisito non funzionale, questa è una definizione presa da Wikipedia, è un requisito che specifica i criteri che possono essere usati per giudicare le operation di un sistema piuttosto che il suo comportamento specifico. In pratica, la differenza tra i requisiti funzionali e quelli non funzionali è che i requisiti funzionali, se volete, sono le user stories, o in generale i requisiti che ci arrivano anche da analisti o quello che volete, ci dice che cosa il software deve fare. I requisiti non funzionali sono invece, identificano cosa il software, cioè come, scusate, il software deve essere. E questa secondo me è la prima cosa da chiarire, che spesso, a parte casi particolari, ma l'architettura software non dipende in maniera eccessiva o in maniera preponderante da cosa il software deve fare, ma piuttosto da come lo deve fare, da che livello di performance deve raggiungerlo, da quali livelli, ad esempio, di SLA devi avere, dal numero di utenti che deve avere. Uno stack tecnologico deve per forza cambiare se io sto facendo una to-do list, quindi il progetto più stupido del mondo, ma mi aspetto 10 persone che lo usano piuttosto che 100.000 persone, piuttosto che 1 milione di persone in tempo reale. E quindi sono questi elementi che sono, diciamo, quelli più, non direi importanti, ma preponderanti nelle scelte tecnologiche. Questa qui che vedete è una lista di non functional requirements presa da Wikipedia e da qualche libro, ad esempio Building Evolutionary Architecture, che è molto bello e parla proprio di questo argomento.
che come vedete nel mondo anglosassone vengono anche chiamati illities, perché come vedete availability, accountability, affordability, discoverability, eccetera. Quindi ecco perché vengono chiamate illities. Il punto è, dobbiamo in qualche modo, come ingegneri del software, insieme al nostro team, qui come team intendo anche molto allargato, anche agli stakeholder eventualmente, scegliere 4, 5, 6 dimensioni non functional requirements che sono quelli principali per il nostro software. Di più, di solito si tende a evitare perché comincia a essere difficile mantenere più dimensioni in equilibrio. Ok, come? Nel senso, qui cominciamo con una parte di esercizi che spesso in Flowing facciamo nella fase iniziale di progetto e anche in realtà a intervalli regolari, ma che sono abbastanza semplici e possono essere fatti anche da team di sviluppo nel loro day by day. Ritorniamo qua, ritorniamo sui dati. Quindi adesso il punto è, anche qui, devo scegliere quali sono i non functional requirement che mi servono per decidere. Adesso qui sono a un livello di meta-decisionalità, abbiate pazienza. Quindi, di quali dati ho bisogno per scegliere i miei non functional requirements? Allora, secondo me, per poter scegliere dei non functional requirements che poi si trasformano in decisioni tecnologiche, bisogna in qualche modo esplorare quattro ambiti che sono quelli che vedete qui. L'identità che può essere di prodotto, aziendale, ma anche di team. In questa fase ci vanno a finire ad esempio anche esercizi come la skill matrix, dove ogni persona del team si autovaluta su una serie di tecnologie che possono essere utili al progetto. Quindi si fanno esercizi che vanno molto in profondità. Il mercato, gli utenti. Può sembrare una cosa sciocca, ma sapere che il target di utenti di un certo prodotto è composto da pensionati potrebbe portare a scelte tecnologiche anche molto differenti rispetto ad avere un gruppo di utenti che sono praticamente teenager e già nativi digitali. Questo soprattutto quando si sposta verso il client, ok? Nel senso, immaginate ad esempio App mobile molto molto reattive, molto molto cool, devono per forza essere fatte in maniera nativa, quindi con le due basi di codice Kotlin e iOS. Si può degradare verso altri framework, diciamo, intermedi, rinunciando a qualcosa. Il punto è, il nostro mercato ce lo permette? Per esempio, fare un clone di WhatsApp basandosi su una tecnologia ibrida ha senso? Forse no. Quindi bisogna in qualche modo analizzare il mercato. Poi in fondo a sinistra abbiamo value, il valore, cioè che cosa fa il nostro software per il mercato. Questo, se volete, è un mix di requisiti funzionali, ma portati molto verso il, ok, come stiamo impattando il nostro mercato? Qual è la cosa che ci rende unici rispetto al mercato? E l'ultimo è il contesto. Il contesto è, in pratica, dove vive il mio software, in quale epoca storica, l'azienda è un'azienda di 100 persone, 1000 persone, 10.000 persone, una startup, una corporate. Diciamo che per prendere decisioni consapevoli bisogna esplorare questi quattro ambiti. Ovviamente non dovete per forza esplorare tutti e tutti in profondità, dipende dal tipo di decisione che dovete prendere, dal tempo che volete investire, dalla grandezza del team. Questi sono alcuni esercizi che facciamo con i nostri team quando dobbiamo andare a scegliere non functional requirement. Alcuni sono molto semplici, ad esempio come il modello 3X di Ken Beck. Cioè Ken Beck dice che, questo grafico si legge così, un'azienda nel tempo ha sempre più successo. Ovviamente questo è un grafico ottimistico, nel senso non considera che l'azienda fallisca, ok? Quindi nel tempo il successo di un progetto, di un prodotto aumenta e il payoff aumenta in maniera esponenziale con la fase del progetto, il guadagno. Che ho da quella base di codice. Nella fase di explore, la prima fase, quello che dice Ken Beck è che 9 volte su 10 il tuo software fallirà. Cioè il business che c'è dietro, che può essere o l'intero business in caso di una startup, o l'utilizzo di una nuova feature, fallirà. E quindi lui dice, ci sono alcune tecniche che tu fai come programmatore che potrebbero essere sbagliate nella fase di explore. Lui parla anche di testing a volte, dice, guarda che
testare tantissimo il codice può essere un'arma a doppio taglio se sei in una fase in cui non sai se quel codice durerà un'altra settimana oppure no, che può sembrare un controsenso. La fase di expand è la fase in cui devi scalare, quindi in cui il tuo software sta avendo successo e devi in qualche modo arrivare a massa critica dal punto di vista business, e il software deve stargli dietro. Infine la fase di extract, sei arrivato a massa, hai il numero di utenti massimo che quel mercato ti permette di raggiungere. Qui non si parla più neanche di scalabilità, ma di risparmio, ottimizzazione sia a livello di performance che a livello di progettualità. L'esempio che fa Ken Beck è il triathlon, cioè lui dice lo sviluppo software è come il triathlon. Perché dice il triathlon? Non solo perché sono tre fasi, per un motivo molto semplice. Se uso strumenti o metodologie sbagliate nella fase, in una determinata fase del triathlon, non solo rischio di perdere, rischio di morire. Se io prendo la bicicletta quando devo nuotare, probabilmente affogo. Quindi una cosa che chiediamo ai nostri clienti quando inizia un progetto è proprio questo. Faccio questo semplice grafico su una lavagna e chiedo un attimo in quale fase vi trovate secondo voi. Già questo mi dà tantissime informazioni sullo stato di salute aziendale e anche il livello di maturità che l'azienda pensa di avere. Poi faccio anche quest'altro esercizio, l'elevator pitch, che non è nient'altro che un fill the gap come gli esercizi dei bambini elementari quando fanno i compiti in inglese. E cioè faccio riempire questa frase al team, che in qualche modo è una mission, uno statement aziendale su una feature o su un prodotto. Quindi è per un customer type di riferimento che vogliono qualcosa, un desiderio, il prodotto, la feature è un tipologia di mercato, SaaS, app mobile, e-commerce, che, e qui definiamo qual è il key benefit. Già dal mix di need, desire e key benefit si tirano fuori tantissimi requisiti non funzionali che sono chiave per il progetto. Se ad esempio il key benefit è che è facile da utilizzare, vuol dire che l'usabilità è questione non funzionale molto importante, che ovviamente non incide in tutte le fasi dello sviluppo, ma incide ad esempio moltissimo sulle scelte di front-end. Perché quando l'usabilità è molto importante vuol dire che non bisogna scendere a compromessi su alcune cose in particolare. Se ad esempio invece sono le performance, un key benefit, probabilmente mi servirà un'infrastruttura anche back-end fatta in modo che le risposte arrivano in tempi ragionevoli. Altro esercizio, che chiamiamo trade-off slider o a volte lo traduciamo con il gioco delle leve. E cioè facciamo mettere in ordine a un team queste quattro voci: budget di progetto, qualità, scope e deadline. E poi gli diciamo, metteteli in ordine sapendo che il team cercherà di portare avanti un software diciamo soddisfando tutti e quattro questi requisiti in qualche maniera, ma in caso di necessità vogliamo sapere a cosa siete disposti a rinunciare. Quindi immaginate che voi avete un software a parità di requisiti funzionali fatta con questa scaletta o con una scaletta completamente opposta, dove la qualità e lo scope sono in cima e il budget e la deadline in fondo. Vi sta dando un sacco di informazioni la compilazione di questo piccolo esercizio, e se avete diciamo due grafici differenti a parità delle altre condizioni non potete probabilmente prendere le decisioni nella stessa identica maniera, non potete scegliere esattamente le stesse tecnologie. Un altro esercizio che va molto in profondità è quello chiamato della SWOT analysis, che è un po' lungo, però per farvela molto breve, si tratta di analizzare un problema, un business, o se volete una grossa feature di un software, attraverso quattro punti, che sono strengths, punti di forza,
weakness, punti di debolezza, quindi sono interni al team o al prodotto. Poi ci sono opportunities, opportunità, e threats, minacce, che invece sono del mercato, del mondo esterno. Analizzando questo problema da questi quattro punti di vista, in realtà si scoprono tantissime cose legate al progetto. Vi faccio due esempi per farvi capire come poi questa matrice incida tantissimo sulle scelte tecnologiche. Sono anche casi reali che sono capitati. Tempo fa, dovevamo lavorare a un progetto di una startup che all'epoca era in un mercato vergine, nel senso la sua idea non era fatta da nessun altro all'interno di del mercato. E volevano fare un'app mobile, non avevano le competenze interne e vennero da noi. Tutti gli avevano proposto di fare due app native con un budget che superava abbondantemente i 200K. Noi, dopo questo esercizio, gli abbiamo detto di fare un'app ibrida fatta con, a quell'epoca, Cordova, Ionic, quel tipo di tool lì, che sono dei tool che permettono fondamentalmente di prendere un'applicazione web e di sbatterla all'interno di un'app mobile, che nel nostro caso significava abbattere tantissimi costi. Perché abbiamo preso questa decisione? È stata fondamentale per l'azienda, perché è arrivata sugli store entro pochi mesi ed è riuscita a prendere un round di finanziamenti abbastanza importante. Perché tra le opportunità c'era il mercato vergine, nel senso erano i primi. E quando capita questa occasione, hai fondamentalmente fretta di andare a testare il mercato, devi chiedere subito feedback al mercato, perché devi fallire velocemente, non devi spendere centinaia di migliaia di euro o dollari prima di sapere se quel prodotto funzionerà. E quindi in quel caso noi gli abbiamo proposto, paradossalmente, perché poi eravamo loro fornitori, un qualcosa che era tipo un ordine di grandezza inferiore rispetto ai competitor. L'app era perfetta? No, non era performante, non era così cool da utilizzare, però il prodotto ebbe successo. Caso opposto. Un cliente venne e disse che voleva fare un clone di WhatsApp. Ovviamente non ne abbiamo fatto nulla, perché quando si è reso conto dell'impossibilità, diciamo, ha lasciato perdere. Però, ad esempio, in quel caso facemmo la SWOT analysis e tra le minacce c'era la agguerrita concorrenza. Questo come incide? È sempre il caso di app mobile. Come incide sulle scelte tecnologiche? Beh, in quel caso non potevamo fare nessun'altra scelta che non fosse applicazione nativa. Perché? Perché tutti i competitor avevano un look and feel e un'usabilità talmente ottima che non si poteva scendere a compromessi. A prescindere dalle funzionalità che potenzialmente la tua app aveva, quello che facevano i competitor dovevi farlo per forza. Quindi diciamo che facendo questi, ma anche altri esercizi, nel senso di solito queste sezioni che noi facciamo per scegliere queste 5 voci durano anche una giornata e mezza, due, diciamo che scegliamo insieme al team 5 di quelle voci. Da quell'elenco, che poi è anche più lungo, ma poi in realtà non è che è detto che bisogna per forza prendere da questo elenco, però diciamo che ne troviamo 5, che sono quelle fondamentali, le dimensioni attorno a quale ruota il nostro problema. Bene, adesso che ho queste 5, come vado avanti? Non è finita in realtà. Non è finita perché, prima cosa, bisogna innanzitutto creare un ubiquitous language. Qui ho preso in prestito, diciamo, il concetto che c'è nel DDD, e cioè bisogna dare un nome comune alle cose. Bisogna accordarsi sul significato delle parole. E cioè, prese quelle 5, assicuriamoci che il significato che noi diamo come team a deployability o evolvability sia condiviso. Fidatevi, spesso non lo è. Soprattutto quando allarghiamo lo spettro, cosa che dovremmo fare, e cioè che non solo il team tecnologico partecipi a questa scelta, ma che anche persone legate al business in qualche modo ne facciano parte, probabilmente un product manager o un product owner o qualcuno che si occupa di UX potrebbe avere un concetto di interoperabilità diverso dal vostro. E quindi prendetevi il tempo che vi serve per trovare un significato comune, come in questa tabella. Se possibile, poi,
cercate anche un modo per misurarli, questi fattori. Perché? Perché così state capendo se la vostra architettura sta andando nella direzione giusta oppure no. Quindi fate l'esercizio di dire, ok, queste sono le 5 cose su quali concordiamo che sono quelle da in qualche modo garantire. Siamo sicuri che intendiamo esattamente la stessa cosa per tutte e 5 le voci? Fidatevi, no, di solito non lo è. Quindi si ritorna indietro spesso a scegliere altre voci finché non si riesce a trovare un compromesso. Una volta trovate quelle 5, prendetevi nel tempo, dal punto di vista ingegneristico, quindi col team di sviluppo, su come andarle a misurare. Come misuro l'evolvibilità di un software? Come misuro la sua deployabilità? Qualcuna di queste può essere anche misurata in maniera automatica, come le performance possono essere misurate in maniera abbastanza automatica. Alcune cose devono essere per forza misurate in maniera manuale e con un dato più qualitativo che quantitativo. Ad esempio, in un progetto che stavo seguendo qualche tempo fa, uno dei requisiti non funzionali importanti era il wow effect. Qualsiasi cosa noi andavamo a fare doveva in qualche modo stupire l'utente. E come lo misuri? Non c'è un modo automatico di misurarlo, se non andandoglielo a chiedere con delle survey, che però danno dati che vanno in qualche modo interpretati. Adesso, qui cito Mario, l'avevo avvertito che avrei citato un suo tweet di qualche tempo fa, in cui dice che ogni problema legato al programming può essere risolto aggiungendo un livello di indirection. D'altra parte, ogni problema di performance che può essere risolto togliendolo. Questo come legato ai requisiti non funzionali. Allora, ovviamente io qui sto estremizzando per farvi capire il concetto, ma il punto è che non mi basta selezionare quei 5, perché i requisiti non funzionali spesso sono in qualche modo collegati tra loro. All'aumentare di uno potrei diminuire l'altro. Nei 5 che avevo selezionato prima, infatti, guardate che c'è anche throughput. Quindi vuol dire quanto veloce riesco a deliverare. È ovvio che più vado veloce, in realtà, probabilmente, poi sapete, la curva del debito tecnico. Quindi probabilmente aumentando troppo il throughput vado a perdere in qualcos'altro. L'esempio che faccio qui, che in qualche modo richiama il tweet di Mario, cos'è? E dico, qualsiasi soluzione tecnologica che punta forte verso la mantenibilità spesso fa perdere in performance. La verità è che poi viviamo di compromessi. Ora, può sembrare una cosa stupida, ma ci sono ambienti di programmazione particolari dove le performance sono tutto anche a scapito della leggibilità del codice. A parte tutto il discorso firmware e software a bordo macchina, ok? Ma pensate ad esempio a grafica 3D. Quando fate grafica 3D con gli shader a basso livello, andate a scrivere la pipeline della GPU. Quel codice non è leggibile. È pensato in maniera da essere eseguito in maniera parallela per ogni pixel della macchina, quindi è molto molto performante, ma molto poco mantenibile secondo le regole canoniche del codice. Oppure, un altro esempio abbastanza estremo, però per farvi capire il concetto, è il mondo blockchain. Ho lavorato su un progetto qualche tempo fa legato alla piattaforma Ethereum, che è una blockchain pubblica programmabile, dove io posso mandare dei soldi non per forza a una persona, ma a un software che gira. Lo invoco mandandogli dei soldi. Bene, quel software spesso viene scritto nella maniera più, come dire, meno costosa possibile dal punto di vista della complessità ciclomatica o del consumo della CPU. Perché? Perché quando c'è un software all'interno della blockchain, questo viene eseguito dai nodi del mondo e non da un server centrale. Quindi vuol dire che il costo è a carico di chi fa l'operazione, perché deve pagare la corrente di tutti i nodi della rete. Quindi vuol dire che ogni operazione ha un costo. E quindi ci sono tutta una serie di tecniche, tipo chiamate a basso livello, che permettono di risparmiare parecchi soldi, che però sono completamente illeggibili dopo una settimana che uno l'ha scritta. Questo per dirvi che in generale, adesso questo è un caso molto estremo, ma in generale i requisiti non funzionali sono in qualche modo legati e spesso all'aumentare di uno potrebbero andare a perdere gli altri. Quello che facciamo in questi casi è creare quello che chiamo l'Architecture Compass Chart.
compass, cioè bussola, non è un termine scelto a caso. Cioè questo grafico in qualche modo mi va a definire come deve essere la mia architettura, cioè qual è il livello minimo e accettabile di ognuno dei miei non functional requirements. In questo caso, ad esempio, dico devo avere un livello 3 di evolvibilità, un livello 4 di interoperabilità, 2 di throughput, 4 di interoperabilità e 1 di performance. Sento, le performance sono importanti, ma sono disposto a rinunciare alle performance in favore di qualcos'altro. Una volta che voi avete definito questo, potrebbe già bastare in realtà, perché spesso quello che succede è che poi vengono prese le scelte tecnologiche, vengono comparate anche a mente, diciamo, con questo grafico, e si capisce se siamo su una strada che è buona abbastanza per continuare. A volte in realtà la situazione è più complicata, quindi si devono andare a fare delle comparazioni un pochettino più approfondite. Qui vi lascio 3 tecniche che ho utilizzato proprio per dire quando non c'è accordo e non si riesce a trovare una soluzione, anche tenendo chiaro quel compass in maniera precisa. Sappiate che poi questo asset di solito va a finire all'interno del readme di progetto o sullo Slack del team, quando qualcuno ha gli uffici fisici ce l'ha stampato, perché è un qualcosa che dovrebbe guidare le decisioni anche nel day by day. Anche devo aggiungere una libreria, come impatta sul mio grafico? Quindi è uno strumento molto utile che aiuta tantissimo ad allineare i team. Ok, ma se dovessi andare più a fondo, come posso andare a comparare delle soluzioni? Allora, qui il punto è, questa è una frase che a me piace molto, cioè che dice che i programmatori conoscono i benefici di tutto, ma i trade-off di nulla. Ok, nel senso, ovviamente è molto provocatoria, però questo esercizio che vi sto per mostrare serve proprio per concentrarsi sui trade-off. E cioè si chiama pro, contro e fixes. E cioè, di ogni scelta tecnologica che volete fare, di ogni possibilità, di ogni elemento che compone lo stack, quindi può essere Java contro Kotlin, Kotlin contro qualsiasi altra cosa, microservizi contro monolite, app mobile contro PWA, eccetera. Quali sono i pro? Quali sono i contro? E poi per ogni contro cercate di fare l'esercizio di cercare di risolvere quel contro con uno dei pro. Questo aiuta molto perché è difficile, e lo è difficile anche per me, per gli sviluppatori trovare i contro delle soluzioni che gli piacciono, che piacciono. Se un team è convinto che i microservizi siano la scelta giusta, difficilmente riusciranno a trovare i contro. E quindi in questo esercizio di solito io parto proprio dai contro. Ok, microservizi basati su Kotlin e come database Elasticsearch. Ok. Qual è il contro? Quali sono i contro di questa tecnica? Dopodiché si passa ai pro, che di solito sono più facili, e a quel punto possiamo usare i pro per cercare dei fixes. Lo si fa di 3-4 scenari, si tiene in mente questo grafico e in qualche modo si riesce a trovare la soluzione che più matcha tra pro o contro e il grafico. Se vogliamo prendere una soluzione ancora più analitica, possiamo andare a usare quella delle somme pesate, il ranking pesato. In pratica si fanno degli scenari e li si mette su questa matrice dove sulle colonne ci sono i 5 requisiti non funzionali, notate anche con i valori che abbiamo preso dal grafico, vedete 4, 3, 4, 1, 2, e ognuno di questi si dà un punteggio. Quindi lo scenario A ha un punteggio di deployability di 3 su 5, ma il suo peso è 4. L'evolvability è 1 e il suo peso è 3 e così via. Alla fine si fa la somma e si va a si va a prendere quello col punteggio più alto, però diciamo che è uno strumento che serve per togliere il rumore, cioè in questo caso si va a togliere tutte quelle col punteggio più basso. Poi si può tornare ad esempio con i 2 più alti, se lo scarto non è tantissimo, e si fa il gioco dei pro, cons and fixes. A volte, siccome dipende dal team, ci sono dei team molto ingegneristici dove il numero è tutto, finché non vedono un numero più alto di un altro non riescono a prendere la decisione, altri che invece a volte hanno bisogno di visualizzare le soluzioni,
E quindi quello che facciamo in questi casi è questo, cioè si prende il grafico e la zona che vedete rossa è il compass chart, cioè la base su quale dobbiamo prendere decisioni. Dopodiché si applica su questa base che cosa? Si prova a disegnare il grafico della soluzione adottata. Quindi ad esempio, in questo caso a sinistra nell'area blu c'è lo scenario per esempio A che ha 30 punti, dall'altra parte c'è lo scenario C che magari ne ha 40. Visualizzandoli si riesce a capire più facilmente a che cosa andiamo a rinunciare piuttosto che no. Su questo una nota. Ora, non sempre in realtà si riescono a trovare dei dati precisi. Attenzione, questo non è un framework decisionale preciso. Perché se fosse stato un framework decisionale preciso sarebbe stato anche facile per tutti noi prendere decisioni, l'avremmo scoperto anni fa. Lo scopo di tutti questi grafici, di questi elementi, è abilitare discussioni, ma abilitare discussioni su punti fondamentali. E vi faccio un esempio da front-ender che mi trovo spessissimo a utilizzare. Quando un team, soprattutto se è formato da persone molto giovani, vuole scegliere una tecnologia, si focalizza subito su che cosa? Performance di rendering, in questo caso perché parliamo di front-end, ma in generale performance. La verità è che spesso, molto spesso, le performance non sono per nulla mission critical. E quindi che succede? Che dei team parlano per giorni di qual è il framework più performante, l'architettura più performante nella loro situazione, finché non si rendono conto che basta alzare un po' lo sguardo e le performance nel quadro generale sono molto meno importanti di altri elementi. Facendo quindi in modo che la decisione poi potrebbe essere magicamente anche quella giusta per, posso dire il francesismo, per culo o in generale per una congiunzione astrale. Ma il punto è la discussione che è stata sbagliata, il processo che ha portato a quella decisione che è stato sbagliato e che quindi può essere pericoloso. Allora, il talk è finito. Spero di non avervi annoiato. E in generale, siccome non è una scienza esatta, come potete immaginare, sono interessatissimo a cosa ne pensate, quindi lasciatemi dei commenti al video, scrivetemi per email, Twitter, qualsiasi cosa, e vi ringrazio e spero vi sia piaciuto. Ringrazio il JUG Milano Torino per la disponibilità. Grazie a te Francesco per la presentazione, e anzi, nel senso, in realtà stavamo proprio discutendo con alcuni dei moderatori di una domanda che adesso magari mi preparo anche a farti. Io vi metto nello stream quando avete la webcam aperta, quindi prima però di mettere gli altri moderatori, non ho capito perché Francesco in chat ci scrive, cioè mi sa che non mi viene la... credo siano gli applausi di Francesco, ok, era un emoji perché ho voluto controllare perché non mi ritornava la serializzazione allora scusate, faccio un po' di background. Quando voi scrivete la cosa interessante, quando voi scrivete un emoji sulla chat di YouTube viene la serializzazione dell'emoji in questo sistema che usiamo, e aveva un funny name nella okay. Spiegazione. Comunque ti fanno gli applausi, lo interpreterei così, fanno gli applausi in chat. Okay. C'è forse un punto su cui ne approfitto che Giovanni aveva sollevato quando parlavi di indirezione, nel senso di bilanciare forse manutenibilità con performance. Quindi secondo me l'hai spiegato, poi io ho visto quando hai perso la domanda e poi sei andato avanti a spiegare, secondo me sei stato chiaro, forse però vuoi approfittarne, ne vogliamo approfittare giusto per fare un breve recap. Allora, poi approfitterei del fatto che c'era anche Mario, nel senso che il tweet è il suo, nel senso io come l'ho interpretato, è che qualsiasi problema, nel senso in direction per me significa anche astrazione, cioè nel senso qualsiasi problema di programmazione può essere risolto aggiungendo dell'astrazione, ok? Perché non scriviamo tutti in assembler? Perché vi sfido a modellare un dominio complesso in jump del processore, ok? Nel senso, è quello il punto. Abbiamo inventato i linguaggi perché i linguaggi sono più semplici da leggere.
abbiamo inventato i pattern perché i pattern ci risolvono alcuni problemi standard. È questo che intendo. Tutti i pattern in realtà hanno, cioè, tutte le decisioni che prendiamo hanno anche delle conseguenze. Di solito qui per i nerd come me io cito Full Metal Alchemist, nel senso è, cioè, il mondo è in equilibrio, nel senso se c'è un qualcosa, un framework, un tool, quello che volete, che mi sta dando qualcosa, probabilmente sto dando qualcosa in cambio. È questo quello che intendevo con quelle slide. Che non è sbagliato, nel senso sto dicendo, attenzione, non dovete prendere mai i framework perché state perdendo qualcosa, ma quello che sto dicendo è siate consci che perderete qualcosa. Se non sapete cosa state perdendo, state andando al buio. O quello. Ottimo, e guarda, ne approfitto, allora se i moderatori vogliono fare delle domande, giusto vi ricordo, fin tanto che vi vedo con il video aperto vi metto nel gruppo e poi eventualmente mutatevi o smutatevi a seconda dell'esigenza. Se voi non avete altre domande, io me ne sono segnati un paio durante la presentazione che farei, però ditemi voi. Credo di avere le stesse domande che ti sei segnato tu, nel senso quella che discutevamo fra di noi. Quindi... Guarda, parto proprio dalla domanda che diciamo dietro le quinte noi diciamo coordinatori ci stavamo un po' dibattendo e ovviamente adesso estendiamo il dibattito, soprattutto te essendo lo speaker. Se, forse posso riassumere così. Hai presentato diverse tecniche molto interessanti sotto vari punti di vista. Io prendo un po' ispirazione, se ricordo bene il titolo del libro è Decision Making o Decision Developer, Decision Making for Software Development Teams. Ok, e qui viene proprio la domanda, cioè tutte queste tecniche qua, io per la precedente esperienza prima di, diciamo, di passare in Red Hat, che lavoravo proprio per diciamo la Megacorp Inc. TMC, queste tecniche le ho viste applicate non solo ai software developer, soprattutto quando parlavi di SWOT analysis, diciamo questa fase di analisi dei requisiti, dove anzi personalmente nella mia esperienza era un po' proprio, essendo la corporate organizzata silo oriented, era proprio anzi gli sviluppatori manco la facevano la SWOT analysis, cioè c'era qualcuno prima che l'aveva fatta per loro e loro gli arrivava diciamo il requisito implementare. Quindi mi chiedevo un po' se volevi fare una carrellata su chi è un po' la population, diciamo l'audience quando applichi queste tecniche e chi per chi le pensi sono. Allora, in realtà l'argomento ovviamente è enorme, perché poi in realtà qui si parla anche di organizzazione aziendale, ovviamente, nel senso anche di regole aziendali. Il punto è, allora, il primo problema è che di solito quelle informazioni sono nascoste agli sviluppatori. Cioè, a prescindere se poi gli sviluppatori sappiano non fare una SWOT analysis, che comunque è un altro lavoro. Ma il fatto che non partecipano a quella discussione attivamente, e che non, oppure anche solo non ascoltino, è grave, perché in realtà gli stanno mancando una serie di informazioni che poi vengono digerite. Quindi in realtà il punto è, a prescindere dal processo decisionale, che attenzione non significa che debba essere per forza democratico, uno vale uno, ok? Nel senso... l'importante è che sia un processo decisionale collaborativo. Cioè, anche se in un'azienda, c'è l'azienda dove c'è il CTO che prende tutte le decisioni, mi può anche star bene. Ok, non sto criticando il processo. Quello che critico è che devi rendere esplicito il processo che ti ha portato a quel pensiero. E quindi, ecco, è un po' quello il punto. Non c'è una soluzione precisa per chi deve partecipare. L'importante è che il processo sia disegnato in modo tale che perlomeno sia collaborativo e aperto alla collaborazione, in modo tale che chi crede di poter portare un contributo lo può in qualche modo perlomeno ascoltare il processo che c'è stato dietro. Perché da una SWOT analysis in realtà si capisce tanto di un software, o meglio, della SWOT analysis del business si capisce tanto perché il software deve essere fatto in un certo modo. No, scusate, non volevo interrompere. Più che altro la domanda che mi viene un po' così di getto era, e nella tua esperienza, mettiamo così nel mondo ideale, nella corporate ideale dove tutti possono entrare, tu nella tua esperienza vedi gli sviluppatori interessati a questi tipi di argomenti? Purtroppo no, nel senso in realtà io non sto dicendo che il problema sia della corporate, il problema è di tutti, nel senso anche i programmatori che non vogliono in realtà a volte. Mi è capitato a volte anche da consulente di andare da dei team dove il team leader diceva no, ma questa non è roba nostra, non la dobbiamo fare noi.
e lì non la cioè e lì non è un problema della corporate, è un problema del team che non capisce che non avere informazioni da un punto di vista ingegneristico è sbagliato. È meglio avere, è meglio fare un lavoro per poi selezionare quei dati che ti servono, ma rimanere completamente all'oscuro è sbagliato. Quindi sì, purtroppo è anche un problema culturale degli sviluppatori, che ci sono degli sviluppatori che a cui interessa solo il problema magari complicato, devo fare questo pezzo di codice, lo faccio in maniera più performante possibile e non alzare la testa. È una visione parziale, nel senso non si riesce a avere tutte le informazioni in quella maniera lì. Guarda, ti pongo un'altra domanda un po' in qualche modo. Vai Frank. Però alle volte c'è anche il contrario, nel senso che alle volte anche gli strati superiori che non tengono assolutamente in considerazione nessun tipo di impedimento, decisione tecnica che sia, per cui hanno fatto tutte le loro belle analisi ma non hanno mai tentato di coinvolgere nessuno sotto e se ne escono con cose che sono irrealizzabili, esatto, o difficilmente realizzabili. Cioè, la conseguenza è la stessa, finisci in XY problem, cose simili, ma molto rapidamente. Esattamente, cioè il problema è lo stesso, la malattia è la stessa, ma in questo caso il problema poi diventa un altro. Cioè il punto è, se tu hai un business che non parla con poi chi dovrà poi implementare, un business basato su un software, e mi viene da dire oggi molti pochi business non sono basati sul software, ok? Però vabbè, questo è un concetto più ampio. Ma il punto è, se il business prende delle decisioni senza sentire la parte tecnica, rischia di trovarsi di fronte a un muro, perché te mi puoi dire quello che vuoi, ma dopo a un certo punto, sai, siamo tre, dobbiamo sviluppare una roba impossibile perché te mi hai chiesto sta roba, in tre non ce la facciamo, cioè, anche banalmente numerica a volte, non è che non è manco una scelta tecnologica, a volte è proprio un'impossibilità. D'altra parte, se come team tecnologico di ingegneri tu ti rifiuti di ascoltare dei problemi di business, anche tu non stai facendo il tuo lavoro. Cioè il punto è, chiunque dei due sbaglia, poi alla fine porti comunque allo stesso problema. Mi viene a dire che più spesso in realtà è un problema, soprattutto quando parli con team senior, è un problema più organizzativo. Cioè, nel senso, arrivato a un certo livello di seniority, gli sviluppatori capiscono che c'è dell'altro, oltre alla semplice code base che fa parte di un software. Molto spesso sono le regole aziendali che in realtà sono malate, sono un po' intrecciate. E quello purtroppo, o cambi l'azienda, o cambi azienda. Poco quello, purtroppo sono arrivato a questa conclusione. Sì, su questo non posso che essere d'accordo. Insomma, ogni tanto è necessario farlo. No, appunto, sì, ci sono tutta una serie di pattern di comunicazione tra livelli che vanno distrutti o costruiti, dipende da come sono, se sono malati o sani o non esistono. Tanto purtroppo diventa subito un problema legato alle persone, quindi diventa estremamente complesso in due minuti, è il problema un po' quello lì. Ogni team che ha un numero di persone maggiore di uno ha già dei problemi, se quell'uno è bipolare hai già dei problemi. Dopo, qui non ho trattato un altro argomento, che in realtà è il processo decisionale, nel senso che anche quello cambia molto a seconda di che cosa, del numero di persone, del livello di skill medio. Perché è ovvio che un senior in una decisione del genere non può avere lo stesso peso del junior, ma d'altra parte, se i junior sono il 90% del tuo team, tenerli completamente all'oscuro del processo decisionale sarebbe suicida. Perché? Perché quello che succede è che un junior o ti segue ciecamente, anche quando sbagli, perché il fatto che sei senior non significa che sei perfetto, oppure di solito ti va contro, e cosa succede? Fa il contrario di quello che il senior aveva ideato senza dirlo a nessuno. Questi sono i due pattern che ho visto. Perché? Perché spesso non partecipano, e con partecipano, ripeto, non deve essere democratico, non partecipano al processo decisionale. E su questo, scusate se faccio lo shameless plug, però diciamo lo faccio anche un attimo, come dire, veramente con la miglior positive intent che riesco, e visto che oggi stiamo parlando di libri,
un libro che ho letto prima di passare per l'azienda per cui lavoro attualmente è proprio The Open Decision Framework, e su quello io personalmente, allora, il libro è molto, come dire, open viewed, quindi si applica un po' a tanti, non solo se vuoi il processo di sviluppo software o di produzione di software. Diciamo ci trovi molti elementi e come al solito può essere che quello che trovi scritto in un libro, quello che trovi diciamo descritto, lo puoi trovare in tutto, in pienamente o in parte, in altre diverse realtà. Quindi su quello più diciamo che quello che mi ha sempre affascinato, io appunto quel libro lì l'ho letto prima di passare a lavorare per Red Hat, fondamentalmente ho detto, ah, queste sono sicuramente, quello è un po' l'embodiment di una bella realtà descritta. È chiaro che poi puoi declinare la cosa su vari anche tipi, diciamo, spettro, come per tante cose, quindi magari puoi prendere diversi spunti e cercare di portarli o, diciamo, contaminare in senso positivo la realtà in cui vivi. Oppure, appunto, nell'estremo della cosa ci può essere anche Sylvain che giustamente dice roll on D20 e vedi cosa succede, sì. C'è anche un po' che essere. Cioè, sì, esatto, ma in realtà la moneta, adesso sembra una cavolata, ma la moneta è un ottimo processo decisionale quando devi prendere una decisione a basso impatto velocemente. Cinese o pizza? In realtà tu lo sai già se vuoi cinese o pizza. Basta che lanci la moneta e quando vedi il risultato, in realtà lo sai, fai, ah, pizza. Oppure dici, ah, bello, pizza. Il punto è, se sei contento, vai con la moneta. Se non sei contento, prendi l'altro. Nel senso, quindi, questo funziona da Dio come processo decisionale. Il problema è l'impatto. Che quella roba là, se quella roba ha impatto su un business dove te hai il tuo stipendio, anche da dipendente, nel senso, quindi anche diciamo, senza averci investito del capitale. Sì, parlando proprio di tecniche, mi ero segnato una domanda che volevo farti perché volevo sentire la tua, un po' la tua esperienza, la tua prospettiva o l'opinione, se hai abbastanza forte. Io ne ho una abbastanza decisa sulla tecnica del brainstorming. Vuoi che ti dico prima una cosa che, diciamo, negli ultimi anni un po' sempre imparato, diciamo, è stato tema di riflessione o vuoi dirmi? Guarda, io ne approfitto per chiedere se trovi la stessa cosa. Il brainstorming come tecnica è abbastanza nota, quindi in generale diciamo ho trovato raro incontrare persone nell'ambito professionale dove dici facciamo adesso una sessione di brainstorming per cercare di risolvere questo problema, diciamo non è che qualcuno viene fuori, diciamo cade dal pero che non sa cos'è, però una cosa che come spesso capita è un problema di definizione, per me brainstorming una cosa fondamentale che dici la sessione ha un inizio e una fine, ma fino a che siamo nella modalità brainstorming, tu in teoria non dovresti controbattere l'idea che sto dicendo. Cioè l'esecuzione dovrebbe essere andiamo ad aggiungere cose, ma non andiamo a criticare quello che esiste. E questa secondo me è un po' una caratteristica di quello che dovrebbe essere, almeno nella mia educazione di brainstorming, come dovrebbe funzionare, perché poi la critica alle idee viene in una fase successiva che è dove analisi quello che hai tirato fuori dal brainstorming, l'hai tirato fuori. Tu ti ritrovi allora, in questa cosa? Sì, o... sono d'accordo con te, nel senso, il problema del brainstorming è che è una parola abusata, ok, come resilienza, che stavo usando in tutto l'anno 2020, ma in realtà bisogna dare un senso alle robe. Poi sicuramente, lasciando perdere i titoli, c'è una fase che io di solito chiamo di brainstorming, che è dove serve per generare opzioni, e le opzioni non si criticano, nel senso io genero idee che poi dovrò validare, però non è quello il momento, lo fai in una fase successiva, lo fai eventualmente dopo una fase di POC, nel senso di solito io faccio una fase di brainstorming dove tiriamo fuori idee, una fase magari di dot voting dove a quel punto i team decidono ok, di queste opzioni A, B e C mi sembrano quelle migliori, una fase di POC in cui si vanno poi a validare, è una fase di confronto fatto con qualcuno di quegli strumenti che vi ho mostrato alla fine del talk, no? Nel senso, chi lo fa tabellare, chi lo fa grafico, dopo lì non ho mai trovato una ricetta che funziona per tutto, perché poi diventa anche molto dal problema che stai affrontando. Assolutamente. E un'altra cosa che, vabbè, innanzitutto grazie del feedback, mi fa piacere che comunque
chi, diciamo, poi magari immagino che come a livello di consulenza queste cose devono essere veramente solide per poter essere applicate in una maniera veramente efficace. Una cosa che... Più che altro deve esserci accettazione, scusa, da parte del cliente, non è sempre, non è sempre da sottintendere, perché se il cliente intende un'altra roba... Guarda, su questo aspetto un po' mi dai il là per la domanda che mi ero segnato, una delle ultime domande che mi ero segnato volevo farti è, nel libro, perché l'ho un po' intravisto in alcune slide di cui parlavi, però è proprio veramente un tema gigante, mi domandavo se nel libro parlavi anche di change management e magari diciamo qualche... Okay. Allora no, in realtà, e allora in azienda ho... qualche collega che se ne occupa, ma non io direttamente, nel senso qualche meno tecnico ovviamente, nel senso perché è un pochettino un tema molto più complesso. Io mi fermo a dare dei riferimenti, mi fermerò perché il libro ancora è molto là da finirlo, ma a dare dei cenni e soprattutto in realtà quello che dico è se siete a quel livello lì, la verità è o avete il potere di invocare qualcuno che vi dà una mano a fare change management, oppure fateci pace, nel senso, se siete in quella condizione, lavorate coi vincoli che avete. Nel senso, secondo me ci sarà un capitolo che invece funziona al contrario di questo, e cioè, qui sto descrivendo un processo, secondo me, ideale. Il punto è, come faccio quando il processo non è ideale? A parte cambiare azienda, perché non è sempre fattibile. Quando, ad esempio, lavoro in un silos, devo sapere quali sono i dati che non mi stanno arrivando, perché? Perché vuol dire che ci sono delle cose su cui sto facendo guessing, e come diceva prima il commento, dico il dato a 20, quindi ecco è anche un po' quello, non mi faccio change management, no, mi pongo dall'altra parte della barricata, mi rendo conto che la situazione non è idilliaca, cosa posso fare adesso, a parte cambiare azienda ovviamente, o a parte iniziare un percorso di change management, che però di solito lo sviluppatore, anche se è un team lead, a volte anche se è CTO in realtà non riesce a farlo, perché serve un volere ancora più alto, diciamo, e condiviso. E per stare un po' a tema, diciamo, questo probabilmente è anche un in qualche modo legato all'esperienza che vedi che immagino si rifà al libro, è Giovanni ci chiede quanto le trovi diffuse queste tecniche nel mondo reale, che immagino sia un po' le aziende con cui avete avuto contratti. Allora così. Sì, nel senso in realtà poco. Il libro non lo sto scrivendo per diventare ricco, perché tanto non penso di diventare Stephen King, ok? Nel senso parliamoci chiaro. Nel senso, e anche questo talk fa parte di questo. Nel senso del voler comunque dire guardate all'università quando imparate a programmare vi insegnano a fare gli algoritmi, a gestire le reti, a fare algoritmi, ma la verità è che poi a un certo punto dovete anche imparare a prendere decisioni, nel senso fateci pace, nel senso poi diciamo il motivo per cui parlo di questo argomento è un po' questo, cercare di diffondere il fatto che la decisionalità è fondamentale. E un'ultima, nel frattempo se avete delle domande da fare, invito tutti gli ascoltatori, anche gli ascoltatori a scriverle in chat, vai Mario pure. No, io avevo due osservazioni riguardo a due slide specifiche, una c'era quella slide con le quattro cose da mettere in ordine di priorità, il budget, sì, la qualità... Ecco, dunque che c'era la budget, la qualità, e scope. E scope, ok. Quello che mi è saltato agli occhi è che di queste quattro, tre sono tutto sommato facilmente misurabili e la quarta no, che è la qualità. Allora, la slide, se vuoi, così ne parliamo. Cioè qua. Mi è sembrata quantomeno sbilanciata, nel senso che appunto di una di queste quattro cose ce n'è una che è molto meno misurabile delle altre, e che è la qualità, e quindi mi chiedevo come fai a... perché magari, allora, quello che mi è capitato a me, la cosa più importante è la qualità, no? Di solito la risposta di default è quella là, e poi al terzo giorno sti cazzi della qualità, basta che funzioni.
Allora, in realtà io uso questo strumento proprio per fare la discussione che mi hai detto te, cioè è per fare challenge, nel senso che, allora, la qualità, la cosa carina di questo grafico è che la qualità di solito è o al primo o all'ultimo posto, perché o sei nella situazione di vogliamo fare tutto bello, perfetto, oppure sei nella situazione che siamo già con l'acqua alla gola, ve lo diciamo direttamente, la qualità è all'ultimo. Paradossalmente, per me è più facile lavorare quando la qualità è all'ultimo, perché c'è una serie di vincoli che loro mi hanno dato, che è più semplice da, cioè, è una scatola con dei contorni facili. Se la qualità è al primo posto, allora faccio questo. Lavoro molto su... Aspetta che cambio slide. No, l'importante, voglio dire, è che uno poi idealmente la mette al primo posto, poi magari scivola giù perché ci stanno altre cose che succedono, esatto, durante le... Infatti, se è al primo posto, io faccio questo. Perché questo lo faccio molto molto bene, ci impegno molto tempo con i clienti. Perché a quel punto dico, guarda che mettere la qualità al primo posto significa che tutte le decisioni che tu prenderai dovranno matchare con questa cosa qui, perché questa è quello che tu hai deciso essere la qualità. Questo sia il primo posto. E poi, in realtà, spesso io lascio questa cosa ai team, anche quando io non lavoro poi al progetto, nel senso, perché se ci lavoro io diciamo, ho la cazzimma che mi serve per usare questo come arma, ok? Perché io dico, guarda, me l'avevi detto te, è cambiato qualcosa, perché se è cambiato qualcosa, ok, non ti dico da ingegnere, no, devo avere una coverage del 100%, se no non lavoro. No, accetto. Però torniamo a sederci al tavolo e rifacciamo questo. Scusa, beh, questo. Cioè, fammi capire cos'è cambiato. È un problema di deadline, di budget? Se invece è l'ultimo, allora di solito uso il trucco del grafico di Martin Fowler, quello della Design Stamina Hypothesis, si chiama. Ve lo cerco un secondo. Datemi un attimo. Perché ve lo cerco, perché questo di solito funziona molto bene. Eccolo qua. Sta qui. Secondo, eccolo qui. In pratica è questo qua. Cioè io dico, ok, tu vuoi rinunciare alla qualità per la deadline o per il budget, quello che vuoi. Ok, guarda, sei sulla linea blu. La linea blu è funzionalità cumulative nel tempo. Bene, lui dice, Martin Fowler dice, guarda che con la linea blu te consegni velocemente, 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 poi cosa succede? Debito tecnico. E scendi. Questa invece è la linea rossa, quella dove metti, diciamo, il good design in considerazione. Quindi quello che io dico è, vuoi lavorare senza qualità? Vuoi lavorare senza test unitari? A me mi sta bene. Ma quando arriverai lì, mi spiace, io te l'avevo detto, nel senso, questo mi aiuta a riportare la discussione in carreggiata. Adesso, non sempre, nel senso, poi dipende un po' dal contesto, però per dire, in generale la qualità è vero che non è misurabile, mi serve più che altro quell'esercizio per capire che tipo di contesto aziendale sei. Se la qualità la metti al primo posto, allora dopo martello, perché voglio dire, ok, cos'è la qualità e che cosa non voglio mai rinunciare. Se all'ultimo, mi sta anche bene. Ingegneristicamente, diciamo, anche da sviluppatore, ormai mi ritengo senior, nel senso, ormai lo faccio da qualche anno, ma so scrivere codice male. Nel senso, se invece metto, voglio dire, lo so fare. Semplicemente bisogna mettere in chiaro le conseguenze. E poi dopo, siamo anche persone adulte, nel senso, quando poi io scrivo codice male e te mi chiami perché c'è un bug a mezzanotte, faccio, spiace. Sono, nel senso, io ho fatto quello che potevo. Ok, un'altra slide su cui avevo un'osservazione, era forse una delle prime, era quel diagramma di Venn dove avevi la decisione, sì. Data, knowledge e la decisione al centro, no? Ho chiuso per sbaglio le slide, quindi questa non ve la mostro più perché non riesco più a aprirla. Ok, ma penso che insomma era abbastanza... Sì. Che se la ricordano tutti, lì ti volevo chiedere, ma per knowledge, immagino intendi la conoscenza del progetto, no? del business, sì, anche diciamo, la, no, non intendi solo, anche la hard skill.
Ecco, quello ti volevo dire. Intendi anche lo skill delle persone, perché alla fine poi altre esperienze personali, ma alla fine uno delle guide principali, se non la principale, è, sì, vabbè, però usiamo le tecnologie che conosciamo, non ci mettiamo, non ci avventuriamo su roba che non conosciamo, insomma. Sì, infatti è quello, cioè, è anche quanto sai di quello di cui stai parlando, cioè nel senso, anche con umiltà, cioè io non sono un bravo sviluppatore di linguaggi funzionali, ok? Quindi, cioè, io lo so, nel senso, non è che uno possa per fare tutto nella vita. Sì. Io, linguaggi funzionali, CSS e regex, non sono per me. Sono anche arrivato all'età in cui ci ho fatto pace, cioè nel senso, non è che dici, nel senso, è così, quello che succede è, devo anche sapere di non sapere. Quindi, tipo, se mi trovo a dover lavorare in un progetto tutto in Elixir su microservizi, non mi metto lì a mettere bocca. È anche quello. Non so, poi in una slide non riuscivo a mettere tutto, nel senso, però era anche hard skill. Ok, quindi quel knowledge a cui ti riferivi era soprattutto knowledge nel senso di skill delle persone che partecipano al programma. Skill, se vuoi, in un testo l'ho visto scritto a volte come judgment, cioè è proprio il punto, ci devi mettere del giudizio nelle decisioni, del tuo ragionamento, un processo decisionale che ti aiuta e dei dati. Okay. Questo è un po' questo. Knowledge è può essere sia hard skill che in generale anche conoscenze, anche che magari hai solo accademico, quello che vuoi. Io adesso mi riferivo a che figo Scala, facciamo il progetto Scala, poi però chiaramente in azienda non lo conosce nessuno, non ti mette proprio esatto. Scala. Sì, sì, esatto. Infatti, ecco perché c'era la slide con identity, no? Era proprio lì, tu dovete sapere che cosa sapete e in che cosa siete bravi. Per sapere anche che cosa non potete fare, che cosa dare in outsourcing, che cosa invece sapete fare bene e fatevi in casa, cioè nel senso, c'è tutta una serie di discussioni, okay. Però devi in qualche modo cristallizzare cosa sai a livello di team, non è sempre banale. Ok, grazie. Io ho un'ultima curiosità, nel frattempo Francesco non so se vuoi rimettere magari tipo la slide con i libri, se vuoi dare un riferimento. Perché... Ah, guarda, sì, la cerco un secondo, la apro al volo, ma... Diciamo, a meno che non ci sono anche altre domande, mi sa che ci stiamo avvicinando alla chiusura, quindi ne approfitterei giusto per ricordare a tutti che questo talk, se ho capito bene, è ispirato ad alcuni contenuti di un libro che stai scrivendo su LeanPub. Sì, 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 il libro è questo qui, lo faccio rivedere. Eccolo qua. Faccio share screen. Adesso questo, in realtà c'è anche l'altro libro, ma a voi, diciamo, giù che interessa meno, nel senso questo, però io lo metto, questa è la mia slide a cattatevillo standard, nel senso lo metto soprattutto. Detto, però sì, il libro che sto scrivendo è su LeanPub, Decision Making for Software Developer Teams. In realtà è nelle fasi iniziali, quindi in realtà sono anche in cerca di early readers, più che altro per avere feedback, visto che poi comunque non ho una schiera di ammiratori, quindi in realtà se anche tutti i miei lettori mi scrivessero avrei tempo per rispondere, quindi senso, lo sto usando anche un po' come esperimento anche proprio su se la community vuole sentire parlare di queste cose. Quello che dicevamo anche noi un po' prima, no? C'era un commento. Anzi, ho una curiosità, in realtà volevo chiederti su questa sul libro, perché se ho capito bene, diciamo, il contenuto, il materiale, chiaramente tra ispirazione dalla tua esperienza di consulenza e se ben ricordo parlavi anche di workshop. Mi chiedevo se un po' è un pattern che vedi, nel senso che trovi prima, diciamo, utile avere il contenuto fatto in un workshop, fatto, che ne so, in una sessione di training e poi da quello trovi utile fare il libro. Oppure avresti preferito, diciamo, in un mondo ideale, magari avrei sempre preferito dedicarmi a un libro prima che poi porto, diciamo, in esperienza. No, perché in realtà mi piace fare il trainer, nel senso non è un'attività che faccio spessissimo, nel senso che, diciamo, non mi piace vivere di formazione, mi piace vivere di lavoro, okay, di delivery.
Però la formazione mi piace molto. Quindi entrambi poi i libri vengono da workshop di Amas Scoperta, quindi loro mi sono stati molto d'aiuto anche a impacchettare gli argomenti in modo che piacessero al mercato, perlomeno della formazione. E poi, ad esempio, il libro a destra, quello su Frameworkless, veniva da tre edizioni di un workshop, quindi avevo avuto anche molto modo di replicarlo e di cristallizzarlo, e il libro a destra ci ho messo molto poco a scriverlo. In tutto ci ho messo 7 mesi, era pubblicato. Perché avevo già il materiale, avevo già l'interazione poi col pubblico, che quindi ti poteva dare dei feedback. No, quindi io sì, se deciderò di fare un terzo libro, farò anche un terzo workshop. Ok, dai, anzi, assolutamente, e verrai a presentarlo, immagino, alla Giug Milano, Giug Torino, che speriamo saranno sempre iniziative Giug Mito, però speriamo che, diciamo, risolviamo questo problema dell'human malware con un nuovo firmware upgrade, e potremo tornare anche in presenza. Ovviamente terremo le live stream per chi, diciamo, non è localizzato geograficamente vicino, però. Giovanni ci chiede se esiste un link in particolare, oppure se lo, diciamo, si trova googlando. Sì, guarda, l'Impub. L'Impub, cerchi Strazzullo, cioè è l'unico libro che ho sull'Impub, quindi lo trovi molto facilmente. Ottimo. Francesco, grazie mille di nuovo per questo talk. Secondo me ci sono molti argomenti interessanti, e tu hai lasciato chiaramente tutti i riferimenti, speriamo di averli dati, li trovate nella registrazione per tutti quelli che ci stanno seguendo, ma poi ovviamente non dimenticate di iscrivervi alla mailing list sia del Giug Milano che del Giug Torino, che trovate sui siti di Giug Milano e Giug Torino, così, diciamo, se volete continuare la conversazione in the open con altri membri delle varie communities, quale, diciamo, situazione migliore. Tra l'altro vedo che è sembrato di aver visto oggi, personalmente purtroppo negli ultimi giorni non ho potuto seguire tanto, però vedo che ci sono delle discussioni su funzionale, che ovviamente vanno sempre di moda, quindi, diciamo, possiamo intervallare un po' le discussioni più squisitamente tecniche, quelle anche un po' più di requisiti, diciamo, trasversali o non funzionali alla programmazione funzionale. Una battuta veramente da facepalm, scusate, ma l'avevo lì. Frank, cosa mi sono dimenticato di dire? Niente, ragazzi, facciamo gli youtuber, quindi iscrivetevi al canale, accendete la campanellina per essere sempre sintonizzati sul canale. Ma siamo troppo vecchi, questa roba Milano, qua. Che due palle, ogni youtuber fa la stessa frasetta. E no, vabbè, spero che ci vedremo presto, sul serio. Cioè, dai. In film, va bene, in remoto va tutto bene. Okay. Non so qual è il prossimo talk, se ce l'abbiamo già in programma, forse abbiamo qualcosa, vi faremo sapere. Abbiamo un paio nella pipeline, però, anzi, ottimo, questo è un argomento interessante da dire, soprattutto in fase di inizio anno. Due cose che, tra l'altro, salutiamo anche Kemara, che ci segue, che vedo. Ne approfitto per ricordarvi, tutti quelli collegati, voi o i vostri amici, se volete partecipare alla call for paper del Code Motion, mandate il link alla call for paper, siete ancora in tempo. E abbiamo la possibilità come communities di agganciare o segnalare le proposte che arrivano dalla community. Quindi non siate timidi e ditelo soprattutto ai vostri amici che magari sono interessati a fare un talk, anzi magari ne vengono fuori addirittura due, i vostri amici e voi stessi. Quindi partecipare alla call for paper, rimanete sintonizzati sui canali Giug Milano, Giug Torino con la campanella, e sulle mail list trovate i vari announce dei prossimi talk. Se volete candidarvi, qua porto un po' l'acqua al mio mulino tra virgolette, è capitato spesso che gente che voleva andare a fare un talk a una conferenza era un po' timido, questa è un'occasione ideale per provare a fare una try run tra tutti. Che sia io che Mario abbiamo cominciato così, quindi anche se sì. Il Giug è il miglior modo per cominciare. Sono stato a Code Motion 2 volte, quindi insomma, sono un buon esempio. Ma prima ho provato i Giug.
Mi veniva un po' più facile prima perché potevo dire ai candidati speaker: guarda, se vuoi ti facciamo anche la registrazione, non la pubblichiamo, adesso siamo YouTube, quindi diciamo non posso più dirla uguale, però è anche vero che rimaniamo tra amici, nel senso che non è che facciamo i numeri di Gangnam Style che ha richiesto YouTube di cambiare il size del database counter, quindi siamo tra amici, poi come vedete le discussioni sono veramente molto alla mano. Vi invitiamo a mandarci anche le vostre candidature se volete proporre un talk. Rimanete sintonizzati e grazie di nuovo a Francesco, una buona serata a tutti. Grazie a voi. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao.